Salve, sono Claudio Suriano e mi propongo per il vostro casting per Ada Channel. E, ho pensato di estrapolare alcune informazioni dal sito, alcune che riguardano i vostri programmi, quindi per propormi come speaker, e alcune notizie da leggere come giornalista. Parto. Ada Channel porta ogni famiglia dentro il mondo della casa. Architettura, edilizia, compravendita, design, lusso, storia, cultura ed intrattenimento. In onda sul canale 85 del Digitale Terrestre, visibile in tutto il nord-est Italia, da Verona a Trieste, da Ferrara a Belluno, mentre si prevede entro la fine del 2013 l'espansione a livello nazionale della rete, raggiungendo così un pubblico di dimensioni inedite per il settore. Ada Channel è il primo canale televisivo interamente dedicato al mondo immobiliare. I programmi di Ada Channel sono Ada TG, tutte le notizie che riguardano l'immobiliare e l'edilizia, dalle quotazioni economiche e materiali alle ultime novità in fatto di tecnica e prodotti, dalle novità in campo legislativo ai grandi temi sociali legati all'edilizia e alla vita domestica, un canale di informazione indispensabile per gli addetti ai lavori e per chi sta cercando casa. Due di casa, il nostro format di punta, l'unico che potrà dare alla tua casa la visibilità che merita. I nostri operatori a disposizione per pubblicizzare gli immobili in vendita. SOS Casa, una rassegna stampa per evidenziare le notizie più importanti sulle riviste del settore. Relooking, anche l'occhio vuole la sua parte, un tocco di creatività da chi dell'arredare ne ha fatto un'arte. Ora vorrei leggere alcune notizie. Torna la tassa sui consorsi di bonifica, anche gli immobili urbani torneranno a pagare la tassa sui consorsi e questa è la strada che si profila all'orizzonte dei Veneti dopo che ieri la Commissione Agricoltura ha stralciato l'articolo 7 che pure prevedeva l'obbligo di tornare alla tassa per irricevibilità, ovvero perché mancava della norma finanziaria. Aste in crescita del 15%, più di 3.300 aste giudiziarie di beni immobili al mese, e questo è il dato medio relativo alle ordinanze emesse dai tribunali per disporre la vendita di una o più pignorate. A finire all'asta sono immobili di ogni tipo, attici, ville, hotel, appartamenti, cantine e capannoni. Il peso delle sofferenze bancarie e l'incremento delle morosità non hanno fatto altro che far lievitare il fenomeno. Il numero di procedimenti esecutivi pendenti è salito del 13% dal 2008 al primo semestre 2011 e i pignoramenti sopravvenuti nel 2011 sono stati oltre 44.000, ben il 18% in più rispetto all'anno precedente. Eventi e 3D trasformano l'ufficio vendite. Il vecchio ufficio vendite si evolve e punta all'effetto realtà. I cantieri del residenziale, su cui pesa il preoccupante rischio di invenduto, cercano forme di promozione alternative e originali per ottimizzare i contatti con i potenziali clienti. Vendere una casa su carta non è mai facile, ma le nuove tecnologie possono aiutare. Plastici e modellini vengono superati dai virtual tour e realtà aumentate. Grazie.